Ecco, siamo alla quinta domenica di Pasqua. Questo Vangelo di oggi è molto bello. Questo Vangelo che stiamo leggendo in questo periodo viene dall'ultimo discorso di Gesù all'ultima cena. E così lui sta parlando ai suoi amici più vicini, gli apostoli, e sta dicendo che con tanto amore che lui va per preparare un posto per loro. Gli apostoli non avevano nessuna idea che fra poche ore Gesù doveva soffrire la passione e crocifissione di Gesù. Non aveva nessuna idea. E così Gesù parla queste belle cose che prima della sua morte ai suoi amici. Tommaso dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E Gesù dice questa frase molto forte: io sono la via, la verità e la vita. Perché sapete che c'è una grande differenza fra per le altre religioni, per esempio musulmani, hindu, islam, no? Loro credono magari in qualcosa scritto, quando loro vogliono scoprire leggono queste cose, ma per noi la verità non è una cosa come nel libro, per noi la verità è Gesù. E poi questa frase di Filippo dice: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Questo mi fa pensare un po', questa frase di Filippo. Cioè, questo vuol dire che Gesù ha parlato così bene del Padre che gli apostoli: ma chi è questa persona di cui Gesù è innamorato totalmente? E ha parlato così bene, e a un certo punto Filippo dice: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Allora la mia domanda sarebbe questa, no? Noi siamo innamorati con Gesù, Dio, così tanto, fino al punto che le persone qui a Sant'Arcangelo dicono: facci vedere questa persona Gesù, perché quando io vedo voi siete totalmente innamorati con Gesù, fammi vedere Gesù. Se noi siamo veramente innamorati con Gesù, no? Le persone al Sant'Arcangelo direbbe come Filippo: mostraci Gesù e ci basta, e ci basta. Ecco, questo passo, Gesù dice che vado per preparare un posto per voi. E come dicevo, loro non avevano nessuna idea che Gesù stava per soffrire in un modo terribile. Però c'è un'altra cosa qua, sofferenza, che tante volte si dimentica di pensare. E questa era una grande umiliazione di Gesù. Per essere umiliato sulla croce. Quanti di voi siete pronti di essere crocifissi nudi su una croce in piazza, così tutte le persone a Sant'Arcangelo possono vederti nudi su una croce? È anche una grande umiliazione. Umiltà. Umiltà è una virtù così fondamentale. La virtù dell'umiltà. La virtù dell'umiltà è come in questa chiesa, no? È come i buchi che si scava prima di mettere il cemento per la fondazione della chiesa. La fondazione è la fede, però senza quei buchi non c'è posto per mettere la fede. E come nella canzone che avete cantato all'inizio della messa, no? È scritto qui: mi rallegra il mio cuore in umiltà, no? Questo
Io vorrei parlare un pochettino di, per queste cose di umiltà. Come voi sapete, io ascolto questo canale cattolico molto buono in inglese, e in questi giorni c'è una donna, si chiama Susan Conroy, che ha passato 11 anni con Madre Teresa di Calcutta. E l'altro giorno ha fatto una di queste puntate sull'umiltà e ha parlato dell'umiltà di Madre Teresa di Calcutta. E lei diceva che tante volte quando lei entrava nella cappella dove sono le suore in Calcutta, tante volte trovava Madre Teresa in ginocchio sul pavimento adorando Gesù nell'Eucaristia. Si diceva che bastava vedere Madre Teresa in preghiera e si ispira tutti gli altri a pregare, perché era così innamorata con Gesù in preghiera che tutti gli altri volevano pregare come Madre Teresa. E anche le sue suore, no? Quando entravano davanti in chiesa per l'Eucaristia, loro hanno fatto come Dio ha detto a Mosè sul Monte Sinai. Vi ricordate che Dio ha detto a Mosè, togli le sandali perché questa è terra santa. E così Madre Teresa con i suoi suori hanno tolto i sandali quando sono davanti all'Eucaristia, come ha fatto Mosè. E Madre Teresa si considerava come la matita, una matita. Dio è Dio e ha usato Madre Teresa come una matita, uno strumento. Aveva tanta umiltà. Pensate, nel mondo di oggi, tutti vogliono essere importanti, di essere considerati dagli altri, no? E guarda la televisione, terribile questa superbia. Primeggiare sopra gli altri. Pensate, un uomo che è capo di una grande ditta, lui vuole i privilegi, le chiavi speciali, le camere, ogni cosa speciale. Susan Conroy, quando ha visto Madre Teresa, puliva il pavimento, i gabinetti, ogni cosa, aveva più di 80 anni, e Susan ha detto, io volevo dire a Madre Teresa, tu non sai che tu sei ormai una donna importante? Sei andata alle Nazioni Unite, hai ricevuto il premio Nobel, ogni cosa, e tu stai pulendo i gabinetti? Ma cosa fai? Guarda come fanno i santi e come fanno noi. Noi siamo pieni di superbia e guarda come fanno i santi. Santa Teresa di Gesù Bambino ha detto che non importa di fare grandi cose, ma di fare le piccole cose con tanto amore, con tanto amore, per diventare piccoli, come bambini, totalmente dipendenti da Dio. E Santa Teresa di Gesù Bambino si considerava come un uccellino. Un uccellino che ha tenuto sempre gli occhi su Gesù. E quando c'erano le nuvole, lei sapeva che Gesù era vicino lo stesso. Lei sapeva che era così debole, non poteva diventare santa da sola. Così Teresina è diventata bambina e Gesù ha fatto Teresina una grande santa nella sua umiltà. Perché Dio piace di andare ai piccoli, non ai grandi, ma ai piccoli. Dio cerca gli umili e unisce con i piccoli. Dove c'è superbia, Dio va via. E Susan Conroy diceva che si impara tanta umiltà dai poveri sulle strade di Calcutta, per le strade, senza niente. E pulivano i loro denti con il dito. E si impara umiltà da queste persone così piccoli. Come San Paolo diceva nella sua lettera di Efesini, ha detto che Dio non si teneva di essere come Dio, ma si è vuotato per diventare uomo, perfino crocifisso. Gesù è l'esempio di umiltà numero uno. E Santa Faustina ha detto che si impara umiltà meditando sulla passione di Gesù. Allora, la domanda, noi siamo innamorati con Gesù? Quante volte voi andate al cimitero per visitare la tomba della tua mamma o babbo?
Allora, noi siamo innamorati con Gesù? Quando è l'ultima volta che siete entrati in questa chiesa per fare la Via Crucis in questa chiesa? Fatti soltanto per Venerdì Santo una volta all'anno? I santi hanno meditato la passione ogni giorno. Quando è l'ultima volta che siete entrati in questa chiesa per meditare, fare la Via Crucis? Veramente vogliamo bene a Gesù? E sai che, sapete che anche Santa Teresina ha visto Gesù nell'Eucaristia con tanta umiltà. Ha chiamato Gesù nell'Eucaristia il prigioniero di amore. Sapete che anche umiltà è la cosa che ci fa diverso dal diavolo. Perché il diavolo sa molto bene la Sacra Scrittura. Il diavolo non deve digiunare perché non ha un corpo. Il diavolo non dorme, non mangia. Però il diavolo non può essere umile. Perché l'umiltà ci fa come Gesù e i santi. Il diavolo, se noi siamo umili, il diavolo non può fare niente a noi, niente. C'era un santo che si chiama San Giovanni Climacus che ha detto che l'umiltà è l'unica virtù che il diavolo non può imitare. Ha detto che la superbia ha fatto demoni dagli angeli e ha detto che non c'è dubbio che umiltà può fare angeli dai demoni, ha detto quel santo. E parlando dell'umiltà, San Francesco, avete mai sentito quella frase famosa di San Francesco? Ha detto, perfetta letizia, ha detto che se io vado a un convento francescano e mi guardano come un ladro cattivo, mi picchiano e mi buttano nella neve durante l'inverno, mezzo morto. E San Francesco dice, quello è letizia perfetta. I santi, dal nostro punto di vista, sembra che i santi sono matti, no? E pochi giorni prima della morte di Santa Teresa di Gesù Bambina, una suora fuori della sua camera diceva, ma quando questo qui muore, che cosa possiamo dire? Non ha fatto niente speciale, niente. Non vale niente questa suora. E Santa Teresina era contenta di essere considerato nulla. Lei voleva diventare nulla, umiltà. Perché l'umiltà che cos'è? L'umiltà è la verità. Dio è infinito, noi siamo poveri e torneremo a poveri. Come si vive nella Santissima Trinità, le tre persone fanno la kenosis. Il Figlio è vuoto davanti al Padre per accogliere il Padre, anche il Padre, e da quella base di umiltà c'è amore vero e procede lo Spirito Santo. Come Maria, l'ancella del Signore. Così, ecco, chiediamo, se noi vogliamo che Gesù prepara un posto per noi, dobbiamo diventare umili, non pieni di noi stessi, altrimenti non c'è posto nel nostro cuore per Gesù e allora Gesù non prepara un posto per noi. Per tutti noi e tutti i cristiani che viviamo come Gesù, che umiliato totale sulla croce, come i santi, Maria, per avere quel vuoto nel cuore, per essere vuoto, per poter avere spazio per ricevere Gesù e le sue grazie. Così Gesù va a preparare un posto per noi. Preghiamo. Madre Teresa, ogni volta che è venuto alla messa per ricevere Gesù, perché lei ha capito la grandezza di Gesù nell'Eucaristia e la sua indegnità. E perciò a ogni messa Madre Teresa ha chiesto a Maria, la Madre di Gesù, di dare il suo cuore a Madre Teresa per poter ricevere più degnamente Gesù nell'Eucaristia.
Chiediamo anche noi che Maria ci dà il suo cuore per ricevere il suo Figlio, il Dio infinito che sta adesso su questo altare. Padre nostro.